Ciao a tutte e tutti, io cercherò appunto di entrare nel merito del lavoro povero, anche se comunque gli interventi che mi hanno preceduto sono stati anche abbastanza esaustivi. Cercherò di dare dei dati e poi entrare anche in un'esperienza che abbiamo avuto, che è stata quella con i lavoratori dei servizi fiduciari, perché è emblematica e secondo me ha anche degli elementi importanti che vanno sottolineati. Allora, come è stato detto anche prima, oggi parlare di lavoro povero significa affrontare un tema di grande attualità, perché si tratta di una condizione che in Italia riguarda milioni di lavoratrici e lavoratori, soprattutto le donne, appunto come veniva sottolineato prima, i giovani e gli over 50, sia dipendenti che autonomi. Persone che pur avendo un'occupazione si trovano in una situazione a rischio di povertà. Questo problema è diventato più evidente negli ultimi anni perché dopo la crisi legata all'emergenza sanitaria e la crisi energetica e soprattutto alla speculazione abbiamo assistito a un aumento repentino dei prezzi e del costo della vita, mentre parallelamente il potere d'acquisto è diminuito drasticamente per tutte e tutti. Questo argomento ha imposto oggi una riflessione seria sulla necessità di introduzione di un salario minimo per legge, visto il limite rappresentato dalla contrattazione collettiva e anche se poi appunto abbiamo visto che in questi giorni è stato affossato in maniera anche abbastanza scandalosa, e però insomma che permetta di arrivare finalmente all'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione in materia di giusta retribuzione, per colmare il divario economico che oggi esiste, evitare il rischio di esclusione per molti e molti. La dimensione del working poor in Italia è oltre 5 volte la media europea. Le stime ci dicono che circa il 15% dei salari non arriva a toccare i 10.000 euro l'anno e la percentuale raddoppia se prendiamo in esame i redditi lordi al di sotto dei 15.000 euro. Se teniamo come riferimento la soglia dei 9 euro lordi, anche se per noi ovviamente è quella dei 10 euro lordi, parliamo di circa 5 milioni di lavoratori e lavoratrici che percepiscono una retribuzione oraria inferiore. Il lavoro povero è dovuto a diversi fattori, è sicuramente il frutto di politiche trentennali di contenimento dei salari, a partire dal taglio della scala mobile, di una precarizzazione generale delle condizioni di impiego. Infatti le trasformazioni strutturali del mercato del lavoro hanno portato a una decisa diminuzione del lavoro a tempo indeterminato e parallelamente a un aumento dei contratti a tempo determinato, all'introduzione di forme contrattuali atipiche e all'estensione a possibilità di licenziare. In tutto questo ovviamente noi troviamo una responsabilità diretta da parte delle grandi confederazioni sindacali, che in questi anni hanno via via abbandonato l'azione collettiva e il conflitto, delegando tutto alla sola contrattazione. Questa situazione in salari bassi la ritroviamo in diversi settori, dal turismo alle pulizie, dagli addetti alle consegne, agli addetti ai servizi, ed è dovuta alla forma contrattuale con la quale viene impiegata la forza lavoro. Apprendistati più o meno legittimi, contratti di lavoro intermittente, part-time, soprattutto quelli involontari, e lo troviamo soprattutto nelle pulizie, e contratti a termine. Oltre ovviamente a essere dovuta anche alle paghe orarie previste dai singoli contratti nazionali. I contratti a tempo determinato sono poi penalizzati perché quasi tutti i contratti collettivi prevedono dei livelli di inquadramento che sono dei veri e propri salari d'ingresso, pertanto la condizione di non continuità lavorativa impedisce la possibilità di godere degli aumenti salariali legati agli avanzamenti di carriera, all'accrescimento professionale e all'anzianità di servizio. Un'altra circostanza che ha determinato il lavoro povero è stata sicuramente l'esternalizzazione dei servizi e il sistema degli appalti, in particolare all'interno degli enti pubblici, dove troviamo soprattutto applicato molti servizi e anche i servizi fiduciari. E grazie alla cosiddetta legge Biagi è stato rimosso il principio di parità di trattamento, il trattamento economico e normativo tra i dipendenti dell'appaltante e dell'appaltatore, con la conseguente compressione dei salari e dei diritti. In Italia, lo sappiamo, oggi il salario è legato ai contratti collettivi che in media definiscono oltre i tre quarti delle retribuzioni globali e prevedono gli incrementi che normalmente hanno una durata di 3 anni.
e quindi si basano solamente su una previsione dell'aumento del costo della vita e dell'inflazione. È proprio la contrattazione collettiva che rappresenta un problema, perché da un lato ci sono molti contratti che sono scaduti e attendono un rinnovo da anni, dall'altro perché esistono dei contratti collettivi che seppur firmati dai sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, e per questo non siano annoverati tra quelli pirata, nonostante di fatto lo siano, prevedono delle paghe da fame e vengono applicate a centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori. Basti pensare a quello già citato, che è quello delle pulizie multiservizi, o quello dei servizi fiduciari. Il primo, veniva ricordato prima, prevede paghe nette che si aggirano attorno ai 5 euro, mentre il secondo, fino a maggio 2023, prevedeva delle paghe nette di soli 3,96 euro l'ora. Ovviamente questo tipo di retribuzioni costringono i lavoratori ad un ricatto costante a varie forme di sfruttamento. Li costringono a effettuare smisurato ore straordinario o addirittura a effettuare più lavori per poter sopravvivere a fine mese. E in questo modo fanno rinunciare al diritto di godere il tempo libero e fanno diventare le persone succubi del lavoro. L'avvertenza che noi abbiamo fatto con i dipendenti delle società che applicano i servizi fiduciari, fatta di sciopere e altre forme di protesta, ci ha permesso come ADL Cobas di entrare a gamba tesa nel dibattito che si è sviluppato sul lavoro povero e sul salario minimo. Chiaramente è un'avvertenza che ha visto numerose difficoltà, perché riuscire a organizzare i lavoratori e le lavoratrici impiegati in questi servizi non è facile, perché sono collocati separatamente nei luoghi di lavoro e perché ovviamente anche fare delle forme come lo sciopero, che prevede la rinuncia a una o più giornate di salario, pesa fortemente nella busta paga a fine mese di chi ha un compenso così basso. Però nonostante questo siamo riusciti comunque ad organizzare delle iniziative, organizzare degli scioperi, ma abbiamo anche promosso delle cause assieme ai nostri studi legali per imporre degli aumenti salariali importanti, dimostrando la violazione dell'articolo 36 della Costituzione, dato che le tabelle retributive previste dal contratto collettivo non garantiscono al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. C'è stata una sentenza in particolare, che è quella del 30 marzo 2023 del Tribunale di Milano, appunto affrontando anche questa questione della violazione dell'articolo 36 della Costituzione e quindi condannando la Civis a corrispondere differenze retributive a favore di una dipendente, ha suscitato un forte interesse a livello mediatico. E questa cosa, da un lato, ha costretto le procure a commissariare numerose aziende della vigilanza privata per sfruttamento e caporalato. Dall'altra parte, ha costretto le parti sociali al rinnovo del contratto collettivo dopo 8 anni che era fermo. Ovviamente c'è da sottolineare che questo rinnovo, che poi è stato firmato a luglio 2023, ha previsto un aumento di soli 140 euro l'ora in più, spalmati in 3 anni. Un aumento che significa solamente 80 centesimi più all'ora nel 2026, ma rivendicato a CGIL e CISL e UIL come una grande vittoria. Nonostante questo rinnovo farsa, ovviamente abbiamo continuato con iniziative e mobilitazioni sindacali, nonché abbiamo continuato anche a intentare cause con i nostri avvocati e in più sono continuate anche le inchieste delle varie procure. Ok, sì, non sto finendo. Questo ha costretto le aziende a riconoscere ulteriori aumenti salariali attraverso l'introduzione in busta paga di super minimi assorbibili che di fatto porteranno una retribuzione base di 1.380 euro nell'aprile 2026, quindi un aumento di ben 430 euro. La paga base a maggio 2023 era di 950 euro lordi. Quindi voglio dire, questo era per dire sostanzialmente che le mobilitazioni che abbiamo messo in piedi, le cause e anche le inchieste che ci sono state dalla procura hanno portato sostanzialmente a un aumento
che è maggiore rispetto a quello previsto a luglio dalla firma del contratto collettivo. Ovviamente però questi aumenti rappresentano per noi una vittoria, sebbene solamente parziale, che tranquillamente ci possiamo attribuire, anche se chiaramente non ci accontentiamo e continueremo avanti a portare avanti questa battaglia, perché è una battaglia di civiltà che riguarda tutte e tutti. In conclusione, penso che questa avvertenza legata ai dipendenti e aziende di vigilanza ci dimostri ancora una volta come la contrattazione collettiva da sola sia totalmente insufficiente, che oggi più che mai sia fondamentale l'introduzione di un salario minimo, ma che non si possa, appunto, come veniva detto anche prima, delegarlo semplicemente alle istituzioni, ai partiti e ai governi, o aspettare che qualcuno dall'alto intervenga, perché abbiamo visto appunto che fine ha fatto la proposta di legge in questi giorni. Ma invece ci dia la conferma che solamente attraverso la lotta e le continue mobilitazioni, anche nelle forme più svariate, si possono conquistare condizioni migliori che possono garantire una vita degna a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Interviene Stefano da Bologna sulla questione del caporalato. Cominciamo a diventare cattivi con i tempi, giustamente. E allora, buongiorno a tutti e a tutti, sono Stefano della DL dell'Emilia Romagna. Cercherò di essere breve e, insomma, con questo contributo sul tema del caporalato, che però è un tema importante perché, insomma, colpisce non solo il settore dell'agricoltura, tipicamente associato a questo fenomeno, quindi è sempre più però trasversale i settori lavorativi, e anche perché a nostro avviso, a mio avviso, non è esclusivo, non ha caratteristiche esclusive ai casi conclamati di illegalità, ma è sempre più intrecciato, vediamo che è sempre più intrecciato anche alle molteplici forme di lecite, di reclutamento, di organizzazione del lavoro, che riproducono meccanismi comuni, uguali, di ipersfruttamento e di paradossale impoverimento attraverso il lavoro. Nell'esperienza che quotidianamente facciamo, l'esperienza sindacale dell'ADL, ci troviamo nella maggior parte dei casi ad avere a che fare con dinamiche di intermediazione e di segmentazione all'interno dei processi produttivi. Committenti che appaltano consorzi, cooperative, grandi quantità di lavoro somministrato, ovvero tramite agenzie interinali a fianco dei dipendenti, fino ad arrivare all'utilizzo di applicazioni digitali per il reclutamento della forza lavoro, della manodopera. Questa chiaramente è anche l'esperienza, penso, di molti di voi, di noi tutti, quotidiana. Spesso ci ritroviamo a essere dipendenti di qualcuno pur lavorando per qualcun altro, quindi avere comunque anche un doppio padrone, no? Una doppia impresa che campa sul nostro lavoro. Avviene nei settori, come dicevo all'inizio, di ogni tipo: agricolo, industriale, logistico, manifatturiero, dei servizi, e anche nel pubblico. Basti pensare ai servizi in appalto, come venivano anche richiamati poco fa, la scuola, perfino nella scuola, nella sanità, nei servizi del welfare alla persona. E non è un caso, quindi, che le forme propriamente illegali di caporalato si trovino spesso dove il lavoro e la produzione siano organizzate attraverso queste forme di intermediazione. Io non ho dei dati, faccio degli esempi che forse arrivano in maniera più diretta. Uno lo diceva Gianni poco fa, abbastanza recente, proprio qua a Padova, a quello dei magazzini ortofrutticoli, dove c'è un caso molto importante di caporalato, è emerso proprio nel sistema degli appalti di quel magazzino, di quella situazione. Ma è solo uno degli ultimi che anche come ADL abbiamo intercettato, abbiamo denunciato, abbiamo anche contrastato. Tipicamente negli appalti della logistica, della grande distribuzione, basti pensare già dal 2018 nei magazzini di Brendolan, Cestaro qua in Veneto e in Piemonte,
ma anche in maniera più recentemente anche in Emilia Romagna, nella mia regione, a Parma, dove nel 2022 un contesto di abuso di contratti precari di oltre il 70% dei lavoratori del magazzino Coop, dei supermercati Coop, tanto come dire anche noti per i comportamenti etici, convivevano, quindi assenza di diritti basilari, paghe sotto i livelli minimi contrattuali, a veri e propri casi di caporalato. E questo per dire che le forme normali, diciamo così, lecite, semplici di intermediazione dovute all'utilizzo di cooperative, penso che la maggior parte di voi e di noi tutti sappiamo che significano già questo: avere paghe più basse, avere condizioni contrattuali peggiorative, anche proprio perché previste dai contratti nazionali stessi, come diceva Marco prima di me. Oppure a forme di decurtazione, diciamo, del salario, come le quote sociali, che arrivano anche a migliaia di euro per il singolo lavoratore. Quindi forme, a mio avviso, forme anche di caporalato legalizzato, che, come dicevo, ci spinge a parlare sempre in maniera più chiara, secondo me, anche della presenza e della persistenza di un caporalato industriale, non solo agricolo, e che riguarda anche soggetti importanti, non ai margini dell'economia, ma soggetti centrali. Qua in Veneto, per esempio, c'è anche le cronache giudiziarie parlano, no, di sempre più di questi aspetti. Basti pensare a quello che succede nella cantieristica navale, ha toccato un'azienda a capitale pubblico come la Fincantieri, oppure i vari commissariamenti e sequestri di milioni di euro che hanno interessato, almeno dal 2019 in avanti, importanti aziende della logistica, prima Ceva col consorzio Premium Net, poi DHL, infine Bartolini e Geodis, senza dimenticare, diciamo, player nazionali come Number One a Parma, e ancora una volta, sempre quest'anno, anche nella grande distribuzione organizzata, Esselunga, che marchio che penso conosciamo tutti, in inchieste che intrecciavano frodi fiscali e contributive appunto a grave sfruttamento lavorativo, interposizione illecita e caporalato in senso proprio. Ancora una volta con la costante del meccanismo degli appalti e dei subappalti. E da ultimo, in questi esempi che ho voluto fare, non dimentichiamo i settori più, diciamo così, innovativi dell'economia, che coinvolgono il cosiddetto lavoro digitale o la gig economy, l'economia dei lavoretti e il capitalismo delle piattaforme, quindi quello della consegna a domicilio, per esempio, in primis. Uber Eats, una delle maggiori multinazionali di questo settore, nel 2019 è stata commissariata proprio per caporalato agito, diciamo, da un'azienda fornitrice, ancora una volta in appalto, della manodopera, ma ancora quest'anno le maggiori piattaforme della consegna a domicilio sono state interessate da un'operazione a livello nazionale e di verifiche ispettive, che hanno fatto emergere una forma di caporalato digitale, appunto, innovativo, in cui un caporale diciamo cedeva l'account attraverso il quale il rider materialmente svolgeva le consegne, in cambio però della cessione di almeno il 50% del compenso giornaliero. Quindi un fenomeno illecito, senza dubbio, che si inserisce però in un meccanismo che i rider e l'ADL in qualche maniera ha supportato, le forme di organizzazione ibride e di lotte importanti che hanno sviluppato dal 2018 in avanti, per contestare questo sistema, ancora una volta, di caporalato digitale che produce assenza di diritti, lavoro a cottimo e attraverso la forma fintamente autonoma. In conclusione, io penso è importante per noi che ci troviamo qua a discutere di temi importanti, ma con l'ottica di produrre dei cambiamenti, sottolineare appunto che l'esternalizzazione dell'economia, l'esternalizzazione dei processi produttivi, la conseguente
intermediazione della manodopera che certo produce dei vantaggi leciti, tra virgolette, perché divide e frammenta la forza lavoro, li tiene spesso in una condizione, no, di ciclica messa in discussione delle garanzie e della stabilità lavorativa, deresponsabilizza le imprese, ma produce anche appunto quel dumping salariale contrattuale che è la, come dire, il terreno utile per appunto anche il radicamento di forme di vera e propria illegalità, di vero e proprio grave sfruttamento lavorativo e fino anche arrivare al caporalato. Ecco, quindi da questo punto di vista, veramente concludendo, la piaga del caporalato, così come quella del lavoro povero e del lavoro gravemente sfruttato, non va vista come casi isolati o solo a, diciamo, ad interesse della criminalità, ma al contrario sembra essere un carattere sempre più strutturale del sistema capitalistico, dell'economia quantomeno italiana attuale, del suo modo parassitario di accumulare ricchezza sul lavoro e sulle vite di tutti noi. Per questo io penso che come ADL è necessario continuare a lottare appunto contro, alla radice, contro le forme di esternalizzazione, di intermediazione, non solo per far emergere questi casi odiosi di illegalità, ma per cancellare alla radice diciamo questo fenomeno, questi meccanismi, producendo con la spinta delle lotte anche avanzamenti sul piano, diciamo, legislativo e normativo per mettere a bando o limitare sempre più appunto questi fenomeni. Grazie, buon lavoro e buona lotta a tutti e tutti noi. C'è Sergio che fa un'altra integrazione sulla questione appunto dell'intersindacalità per come la concepiamo. Sì, va bene, appunto riparlo di nuovo perché mi ero preparato questo intervento, diciamo appunto sull'intersindacalità, che vuol dire sull'organizzazione, no? Cioè come funzioniamo, come siamo organizzati. Io credo che sia una cosa fondamentale, no, per noi. Allora, io credo che noi dobbiamo partire un po' proprio da delle idee anche molto semplici, ma credo molto efficaci, che sono poi il modo come funzioniamo, no? Nel senso che noi stessi ci troviamo, ci mettiamo insieme, ci organizziamo perché riconosciamo che abbiamo dei bisogni comuni, no? All'interno del posto di lavoro e vogliamo chiedere i miglioramenti, o fuori, o la questione della casa e via dicendo, no? Ecco. Rispetto a questo, lo dicevo anche prima, creiamo dei gruppi, creiamo delle comunità che sono basate su un principio, cioè sul fatto che queste comunità servono ovviamente per confrontarsi, per discutere, ma poi soprattutto servono per agire, no? Come io dico spesso, cioè se uno si deve lamentare, vabbè, almeno andiamo al bar e beviamo un caffè, perché se uno passa il tempo a lamentarsi senza far niente è gratis ed è completamente inutile, no? Quindi delle comunità che hanno degli obiettivi. Io credo che questo sia il punto fondamentale in cui, come vediamo da tante parti, nei posti migliori dove questo funziona attraverso le lotte, questo diventa un meccanismo efficace in cui anche il riconoscimento, la legittimità non è data perché uno è più sveglio, più intelligente, più bravo, ma dal fatto di essere insieme. E allo stesso modo di essere comunità aperte, perché se poi guardiamo nei territori, ovviamente le comunità, tutti dicono di fare comunità, no? Però tante volte, ad esempio, vediamo che sono gli stessi datori di lavoro che sfruttano per mettere contro un altro le comunità migranti, allora i moldavi contro i marocchini, gli albanesi contro i nigeriani o cose di questo genere, i cinesi. Ecco, io credo che le nostre comunità devono essere delle comunità aperte, includenti, in cui ovviamente siamo tutti diversi, perché le comunità sono fatte da individui e per fortuna siamo tutti diversi, ma pur nella diversità abbiamo la capacità di stare insieme e di fare delle cose insieme. Perché? Perché riconosciamo che tutti siamo sfruttati da questo punto di vista, no?
Ovviamente è molto facile dirlo, ma è molto difficile farlo, ok? Perché poi effettivamente anche queste differenze che ci sono tra di noi a volte sono delle differenze problematiche. E questo, se vale dentro i posti di lavoro, ancora di più vale fuori dei posti di lavoro, dove le persone tante volte tendono a farsi il cavo di loro, ok? Allora, però io credo che tutti noi come ADL, noi stessi che siamo qua, tante volte diciamo abbiamo costruito delle comunità, cioè del fatto che dopo ci diamo una mano a prescindere. Certo che l'obiettivo è strappare diritti, soldi eccetera ai datori di lavoro, ma poi è anche tutto il resto, perché come diceva, si diceva prima, la vita è fatta di tante cose, di tante situazioni, di tanti bisogni, ok? E credo che noi in qualche modo questa cosa, insomma, siamo riusciti anche a dimostrarlo. L'altro punto è che queste nostre comunità, questa nostra organizzazione deve essere indipendente. Gianni prima citava, no, il fatto che il patron, non so, fare il patronato è un costo, perché il rimborso che dà lo Stato, ci sono persone che lavorano ma il rimborso dello Stato non arriva. Ma il fatto di essere indipendenti, di non dover rispondere a nessuno, di poter decidere, non esiste un centro, non esiste qualcun altro a cui quando facciamo le lotte, quando ci organizziamo, dobbiamo rendere conto. Siamo noi, nel bene e nel male. Se facciamo bene è merito nostro, se facciamo male è colpa nostra. Non è che c'è qualcun altro che sopra la nostra testa ci dice che cosa possiamo, che cosa non possiamo fare. E questo credo che sia una cosa fondamentale nella nostra organizzazione, cioè essere indipendenti. Però indipendenti vuol dire che quando hai un problema, certo, chiediamo aiuto tra di noi, ma dobbiamo comunque risolverlo noi questo problema. E queste due caratteristiche di costruire delle comunità che siano autonome e indipendenti è la base dell'organizzazione del nostro sindacato. Ovviamente però questo non vuol dire che noi pensiamo che siamo solo noi, che siamo i più bravi del mondo e quindi che se uno vuole fare qualcosa deve venire con noi perché noi siamo il vero sindacato, eccetera. Perché nei vari territori, nelle varie cose, si sviluppano anche altre forme di organizzazione. Ed è giusto che sia così. E dobbiamo trovare il modo per comunicare, per fare delle cose insieme. C'è il comitato che blocca gli sfratti, che lotta per la casa, c'è appunto il comitato sulla questione ambientale, contro la violenza di genere. Tante volte siamo anche noi che magari, finito l'ADL, andiamo a bloccare lo sfratto o a fare altre cose, ma tante volte non è così, poi ci sono i giovani, e gli anziani e via dicendo. Ecco. Questo è il punto, diciamo, che quindi costruire un'organizzazione che poi diventi un'organizzazione di organizzazioni e di reti. Questa vuol dire la pratica intersindacale, cioè vuol dire che noi dobbiamo trovare un modo per costruire questo tipo di rapporti, di relazioni, per rendere tutte le cose più potenti, perché poi, come si diceva prima, è chiaro che uno viene all'ADL perché l'ha licenziato, poi però l'ha licenziato, poi lo sfratto dalla casa, allora da chi va? Va dall'ADL? No, va da un altro. Dopo c'è un altro problema, che gli aumentano i biglietti dell'autobus. Bisogna costruire questo tipo di reti, fatto anche da interessi diversi, e anche questa è una cosa molto difficile. E però anche qua, come nella nostra organizzazione dei posti di lavoro, c'è una bussola, e che è questa, la capacità di fare delle lotte, delle cose concrete. Perché ormai, anche voi che siete qua, tutti lo sapete, in Italia ormai ce ne sono non so quante decine, anche, non dico dei sindacati confederali, ma dico anche dei COBAS, no? Ce n'è di tutti i generi e tutti ti dicono che sono i più bravi, i più belli, eccetera, eccetera, no? Sono quelli che Gianni una volta ha definito come sindacati spazzatura, no? Che prendono su tutto e tutto va bene, tanto basta fare un po' di tessere e poi bene o male sopravvivi. Ecco, noi pensiamo che questa sia la miseria, o sindacati sempre che usano sta sigla COBAS, che magari dove siamo noi vengono a rompere le scatole
perché dicono che il quarto livello è troppo poco e poi sugli altri fanno, come è successo alla Cablog, l'accordo per i carrellisti al quarto junior che dovrebbero avere il quarto, no? Perché là va bene così, eccetera eccetera. Allora la bussola è questa, quella che la collaborazione e la rete e la pratica intersindacale deve essere basata sulle cose concrete. Questo non è una chiacchiera, noi per tanti anni, diciamo, se abbiamo conquistato anche a livello nazionale tante cose e attraverso questa pratica abbiamo fatto col SICOBA, con cui abbiamo grandi differenze dal punto di vista ideale, politico, eccetera, eccetera, ma nella pratica siamo riusciti a farlo. E nel corso degli anni c'è stata, durante la pandemia, cito la rete dei lavoratori dello spettacolo, la rete degli educatori, adesso c'è appunto da pochi mesi la rete dei lavoratori della cultura, cioè ce ne sono tante di queste esperienze in cui a noi, prima ancora di voler mettere la bandierina siamo ADL Cobas, ci interessa che sia una cosa vera, perché altrimenti ci troviamo in cinque, ognuno è responsabile dell'organizzazione e diciamo va bene, ci mettiamo d'accordo, facciamo la roba, ma siamo in cinque. Perché noi sappiamo che le cose cambiano se siamo in tanti, se c'è qualcosa di vero, altrimenti diventa una specie di parlamentino in cui in realtà è fatto così, tra virgolette, dai capi, i capetti di questi sindacati. A noi ci interessa, noi invece vogliamo che questa sia una cosa vera e che riguardi veramente i lavoratori. Però credo anche che sia una proposta che facciamo a tutte e a tutti, anche a chi non fa parte dell'ADL, che diciamo non è vieni dentro nell'ADL punto e basta, ma è facciamo delle cose insieme. Questa è la pratica intersindacale e lo stiamo facendo in tanti settori, ma credo che ce ne sarà bisogno ancora di più. Oggi sono presenti anche compagni e compagne di altri, del sia il COBAS, non so se i romani delle club sono venuti, insomma così diciamo. Abbiamo anche ormai una serie di rapporti consolidati anche con altre organizzazioni che sono in altre aree territoriali, ultimamente anche con la Confederazione COBAS e via dicendo.